ogni volta prima di salire sul palco sono sempre nervosissimo, come fosse sempre la prima volta. Era un disco che aveva bisogno di toccare, sì, un po' di casa e anche di luoghi molto lontani. Quando bacio di solito sempre inizia una storia d'amore. Amici di Radio Norba, un nuovo giorno significa una nuova puntata di Extra Battiti. Noi siamo pronti, c'è grande, grandissima energia e come al solito ci tuffiamo in un mare di emozioni. Questa volta ad opera. Veronica e Dario, la rappresentante di lista. Come non innamorarsi di queste due forze della natura? Sempre irriverenti, ci cantano un groviglio di storie, illusioni, miti, lotte e sogni. L'ingrediente speciale è sempre e comunque la passione. Come state, ragazzi? Allora, la rappresentante di lista con noi, ci rivediamo finalmente. Come state? Bene, devo dire un'estate molto intensa, ricchissima di musica perché stiamo scrivendo il disco nuovo, quindi siamo molto carichi. Mi è sembrato il paradiso. Beh, insomma, avete un pochino di cose da fare, nuove sonorità, insomma, vi siete presentati, siete uguali a voi stessi, in forme differenti che andate a toccare, beh, insomma, ci avete insegnato man mano, no, ad amarvi. Questo paradiso ci manda un messaggio molto importante, quello di poter lasciarci andare anche di tanto in tanto alle nostre fragilità. Non mi dovevo fidare di te. Paradiso ti dice di dire di no, di essere te stesso. Provare a scombinare la testa. Esatto. Le teste. E noi è vero che per ora ci sentiamo molto uguali a noi stessi, stiamo facendo un percorso, alla fine ci siamo sempre trasformati negli anni, questi 10 anni dal primo disco, e quindi sarà un'ennesima mutazione. 10 tondi dal primo disco, sì. È bello anche poter festeggiare insieme alla gente durante l'estate. Battiti Live è un luogo di incontro, no? Te lo è. Ma infatti noi torniamo sempre spesso perché amiamo tornare in Puglia, in questo palco e in tutto quello che c'è, che si muove attorno, la gente che è felice di avere qualcosa di speciale, gli artisti che si avvicinano sul palco, è veramente stupendo. Questa ragazza può fare strada. Se l'avete registrata a Palermo, dove poi comunque siete stati tenuti a battesimo. Quante volte registrate a Palermo? Oppure è un caso il fatto che, nonostante voi ormai siate presi parecchio, poi al netto delle cose siete riusciti a tornare un po' a casa? Non è sicuramente un caso, avevamo bisogno comunque di stare in quella terra e abbiamo un sacco di persone che collaborano con noi, che sono di là, e quindi ci piaceva l'idea di respirare comunque poi anche un clima più disteso una volta finite le registrazioni, sì. No? Quindi poter vivere la città. Capita altre volte di essere in Toscana, quindi dalle mie parti, o a Milano, spesso ci è capitato, però in questo caso era un disco che aveva bisogno di toccare, sì, un po' di casa e anche di luoghi molto lontani, quindi tipo da Palermo a New York. È stata concepita all'estero, ricordo male. Abbiamo scritto a New York, poi abbiamo registrato un po' di chitarre a Londra, ma perché è un disco che ha respirato tanta aria, quindi in realtà... Tanto mondo. Tanto mondo. E poi dentro il vostro mondo in qualche modo ci entra anche la gente, cioè quello che prendete dalla gente, quello che in giro prendete. Non vediamo l'ora di restituirlo. E poi è quello il vero momento di intimità col pubblico. Di connessione. A proposito
proposito di intimità, a proposito di gente, c'è il tour nei club? A novembre iniziamo praticamente con una data zero a Trento, se non erro. I primi di novembre. I primi di novembre, il 4, poi Firenze il 6 e poi fino al 3 di dicembre terminiamo proprio a Palermo, quindi un po' nella mia seconda casa e nella casa di molti di noi della band. Come l'aria che non finirà. Cercate le nostre date, troverete di tutto. Troverete il paradiso. Grazie Veronica, grazie Dario, combattiti live. Dal 1886 la passione per la terra si assapora sorso dopo sorso. Qui a Turi sono nell'azienda vitivinicola Giuliani con Donato Giuliani. Io ti voglio subito chiedere qual è il prodotto che vi differenzia dagli altri. Il prodotto che ci differenzia è l'aleatico, che viene prodotto nella, coltivato nella DOC Gioia del Colle, quindi si fregia anche dalla denominazione d'origine controllata. Noi la facciamo in due versioni, cioè una versione che la raccogliamo prima di agosto e facciamo quindi una base spumante per poi fare un metodo Charmat e poi facciamo continuare la maturazione per i grappoli che lasciamo sul ceppo e andiamo a fine ottobre per raccogliere quindi un aleatico dolce naturale. Io so che avete anche dei percorsi degustativi. Sì, facciamo dei percorsi degustativi a seconda delle esigenze del più che del consumatore, di chi vuol fare proprio questa esperienza, immergersi quindi nella nostra cultura, ma anche nel nostro territorio, nei nostri vini. Azienda vitivinicola Giuliani per il vostro incontro di vino. Grazie mille Donato. Grazie a voi. Ciao Trento! Come va? Balliamo un po'! Gabri Ponte per noi è un marchio di fabbrica. È poco dire che è amico di Radio Norba. No, è famiglia Radio Norba ormai. Incredibile come la dance floor riesca ad esplodere sempre quando tu sei sul palcoscenico. Siamo cresciuti insieme, quindi è incredibile. L'energia che arriva da quella parte lì è fantastica. Ti senti ormai, come dire, parte di questo progetto effettivamente? Sì, dai, l'ho visto crescere proprio da battiti bambino, adesso è diventato grande, sì. Le cose sono un po' cambiate per te? Come ti senti? Cioè, ma qual è l'approccio di questo? No, l'approccio è sempre lo stesso. Guarda, io ogni volta prima di salire sul palco sono sempre nervosissimo, come fosse sempre la prima volta. E credo che se una cosa a una cosa ci tieni e ci metti proprio tutto te stesso, è normale che sia così, no? Beh sì, sarebbe bene che l'emozione restasse sempre la stessa. Però secondo me forse il segreto lo conosci tu, insomma tutti gli artisti come te che riescono ad attraversare il tempo, però ci sono tantissimi giovani, è bello riuscire ad arrivare alle vecchie generazioni ancora e poi anche a quelle giovani che forse hanno dei gusti diversi. Ma sai, facendo musica, musica dance che è prevalentemente rivolta a un pubblico giovane, comunque la sfida è sempre quella di rinnovarsi continuamente, no? Poi nel nostro mondo, anche proprio dal punto di vista del sound, no? Un disco che per noi è un disco di 6 mesi per noi è vecchio. Senti, quest'estate come sarà il tour, le viaggi? Sarà un'estate come sempre molto, molto piena. Però sono carico, ci saranno, continuerò il tour che ho iniziato quest'inverno nei palazzetti per festeggiare i miei 25 anni di carriera e poi oltre a quello ci saranno un sacco di serate nei club, poi a settembre parto per l'America perché farò il mio primo tour in America e spero che vada bene anche lì. Non abbiamo dubbi, anche perché sei tra i 3 artisti più ascoltati su Spotify. Eh sì, nel mondo, sì, è vero. Non se ne parla spesso magari in Italia perché la musica che noi facciamo non è cantata in italiano, no? Però è musica 100% italiana che viene, parte dall'Italia, arriva in cima alle classifiche in tutto il mondo, non solo alla mia,
ma anche quella di tanti miei colleghi DJ producer italiani. Grazie Gabri. Grazie come a te. Sempre buon battiti live. Voglio vedere tutte le mani della piazza in alto, tutte su, anche in fondo, tutte in alto, pronti? Esploriamo che cosa succede alla regia. Benny Bolognino, ciao Benny. Ciao belli, che fate qui? Steven Sale, come sta andando? Bene, benissimo, fa caldissimo, ma tu che ci fai qua? Sono venuta a darvi fastidio. Daniele Colacicco. Ciao amici, vi voglio bene, viva Radio Norba, viva il Radio Norba, Cornetto, battiti live. Viva Extra Battiti e viva Rosaria Rollo. Il nostro direttore, la mente, il nostro angelo, di nome e di fatto. Che tempo sì. Fa oggi? Si suda anche domani, preparate gli ombrelloni perché si va tutti al mare domani, dopo Extra Battiti di Rosaria Rollo. Ciao! Le persone che amano mangiare sono sempre le migliori. Verrete accolti così da Pizze e Poesia Casa Massima. È un locale che io ci tengo molto, i prodotti di qualità, ci differenziamo per questo. E tra l'altro non preparate soltanto pizza, perché magari esatto. Il nome può suggerire pizza, esatto. Invece no, ci sono anche dei ravioloni molto particolari, sì. Ci sono anche piatti più classici come certo. Fave e cicorie. Certo, abbiamo anche i prodotti tipici, locali, poi dalla pasta fresca, prodotti pure di mare, frutti di mare, abbiamo tutto. Anche i dolci sono preparati da voi, giusto? Esatto, i dolci li prepara la nostra Valentina. Per i più golosi, quelli che amano davvero la pizza, potranno degustarla anche a pranzo martedì esatto. E giovedì. Martedì e giovedì ci siamo anche a pranzo. In questo periodo lo chef sta proponendo dei primi spettacolari. Andiamo dal raviolone di cacio e pepe, saldato in padella con datterino giallo, vongole e mazzancolle. Puoi dire tanto, ma faremo parlare i tuoi piatti qui a pranzo o a cena. Grazie Nicola. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò perché così mi sento accanto a te. Ehi ehi ehi, amici di Extra Battiti, io sono Ross, la vostra disturbatrice seriale di backstage. Ma come fareste se io non andassi puntualmente a curiosare nel backstage? Ma questa volta ho fermato la super bravissima e simpaticissima Arisa. Come stai? Ah, sto bene, guarda, tranquilla. Qui in Puglia si sta sempre bene. Quando ci avviciniamo ai paesaggi pugliesi cominciano a sentirsi, diciamo, i muri di grilli che cantano. Cioè, veramente è una regione. Una io poi, effettivamente, io sono un po' noiosa perché ogni volta che vado da qualche parte dico mamma mia che bello, mamma mia. E sono entusiasta dell'Italia, devo dire la verità. La Puglia è uno di quei posti che ti mette buon umore. Che proprio casa, sole, tufo, la pizza barese. Ah, quindi hai fatto già un percorso gastronomico. Ma sono anni. Mamma mia che noia non ballare una festa, starsene da sola, muover solo la testa, anzi mo, sarà un momento di panico. Allora parliamo di baciami stupido. Sì. Bellissimo, quanti baci hai dato? E dei quali ti sei pentita, quanti baci ti hanno fatto iniziare delle lunghe storie d'amore e quanti baci, che ne so, non volevi dare e non hai dato. Allora, guarda, di solito io quando bacio, di solito sempre inizia una storia d'amore. Ah.
Sì, perché diciamo che non sono proprio una... Cioè, sono capitati dei baci in discoteca che poi non hanno portato a niente, però vado così poco in discoteca che sinceramente posso contarle sulla punta delle dita. E quindi il bacio spesso è relazione per te, cioè sì. Quando baci... È qualcosa che inizia, sì, è qualcosa che inizia. Il bacio è molto importante, è più importante di qualsiasi altra cosa. Forse il sapore di un papà, papà, ciò. Mamma mia che bello andare via dalla festa, prendimi la calma, ti do un po' di tempeste, un attimo, non sarò mica il tuo matrimonio. Aspetta, tu chi sei? Non hai detto che mi ami, non si dice mai. L'amore va lasciato scomodo, è volato solo se lo costi. Io chiudo gli occhi e tu, papà, papà, baciami subito. Invece per quanto riguarda il tuo momento, l'amore, hai dato dei baci in questo periodo? Sì, grazie a Dio, ne ho dato. E quindi c'è una relazione? No, vabbè. No. Comunque da quando a Battiti Live si fa tutto questo gossip, ragazzi? No. Ce lo stanno chiedendo tutti. Non è giusto. Guarda, le relazioni sono cose preziose, devono rimanere private. Poi uno vuole condividerle con i propri fan un attimo, perché dipende anche dal rapporto che hai con i tuoi fan. Io ho un rapporto con i miei fan incredibile. Quindi ci sta, diciamo, condividere qualcosa di particolarmente valido, però le relazioni devono rimanere private, perché per esperienza personale, quando io ho esposto troppo le cose sono finite, e quando ci tiene una cosa è giusto tenerla custodita. Baciami subito, subito, oh papà, papà, un bacio fosse anche l'ultimo. Senti, poi tu ti lasci andare a diverse avventure, oltre a quella della musica. Sì. Come ti trovi negli altri campi? Sei una che riesce a dare tantissimo. Grazie. Anche ai giovani. Non è sempre facile, ti misuri sempre con diverse tipologie d'arte. Sei molto gentile, tesoro. Arte, cioè, io provo a fare quello che sono, cioè non a fare quello che sono. Cioè, io sono me stessa e ci metto tutto il mio, cercando sempre di parlare come se parlassi a una persona sola a cui tengo tanto. E quindi anche quando sono in televisione, quando canto una canzone, penso sempre di avere una persona che mi guarda e a cui posso dire delle cose, non posso dirne altre. Cioè, ci vuole amore, secondo me, in tutte le cose. Non si buttano le robe così, perché c'è gente che ascolta. È vero. Grazie mille, Arisa. Ecco, ciao! Buon di là. Sarà bellissimo, ragazzi. Viva il Sud! Io sono qui per ascoltare il sogno. Amici di Extra Battiti, la serata è finita e anche questa puntata. L'appuntamento è per domani, siate puntuali e fate i bravi. Ciao!